Siamo già a metà strada, stagione 1 è quasi andata. Sta iniziando a crollare tutto. Prima erano dubbi e supposizioni, ora si menano, ma state buoni. Gli Stark e i Lannister. Ormai è quasi a resa dei conti, hai preso a male, statevi pronti. La quinta puntata della prima stagione del Trono del Muori inizia con Ned che acconsente alla richiesta di Serug e lo va a trovare. Un po' tardino però. Com'è morto? Male. Morimo male. L'uomo che esce dalla tenda con Ned è Ser Barriss Anselmi. I casi della vita, Ned. L'ultima volta che ci siamo visti, io zaccagnavo male l'amici tua. Sai che sono rimasto pure io a guardare come gemi quando tuo padre e tuo fratello hanno fatto ciò. Acqua passata, era la guerra. Ma sti cazzi, tranco. TVB, barristino mio. Ned, non va bene così, eh? Ok, rompe le palle a Jamie per il re, il giuramento, l'ha saccagnato. Ma se gli caghi il cazzo per tuo padre e tuo fratello, allora devi rompere il cazzo pure a Barry Stanselli, cazzo! E invece segue scena dove si fanno i complimenti a vicenda. Ma quello era uno scudiero, no? Ma andò a trovare i soldi per l'armatura? Un piccolo lascito di Jon Arryn. Ma guarda le coincidenze! Jon Arryn muore e Zack, Serug eredita. E Zack diventa cavaliere. E Zack muore pure lui! Ma non è che il re vuole giostrare. Porc! Si sente un pianto in lontananza. È il cavallo del re. No! Non si fanno le battute sulle persone, sovrappeso. Ned raggiunge il fiero sovrano dei sette regni, che è intento nella vestizione, cioè a farsi allacciare l'armatura dal poro Lancel. Che scena patetica. Ma lui è trippino e non gli si allaccia. Vostra maestà, mi disp, ma non si allaccia. Tu madre guazzo! Porca miseria, questo gli dice, puttana dal culo grasso. Ma perché? Ma poverino Lancel! Basta bullizzare Lancel, poi ti stupisci se la gente te vuole male e te passa il vino. Ned interviene, non è colpa sua, sei panzottino. Tu mi hai fatto questo! Sono incinta, Ned! Uniremo le casate, finalmente! No, un altro bastardo! Non dirlo a Kat! LOL, LOL, ahaha, se fanno una risata. LOL. Che fai, ridi? Scus? Ah, non ridi? Stai dicendo che non faccio ridere? Ma che cazzo te ridi? Scus? Vai a rimediare un'estensione della protesi dell'armatura che si aggancia su antanico scappellamento a destra, corri! La troverò. La protesi cosa? Ma che ne so, quel coglione! Ma che stai a fa? Vado a giostrare. Gli ero un porculo a quelli. Mi annoio, Ned. Sono triste da quando Lianna è morta. Odio mia moglie, i miei figli sono biondi, sono depresso, Ned. Eh? Li sfondo tutti, so forte. Ma nessuno ti toccherà mai. E perché? Perché sei lo re. Se qualcuno per caso te fa una feritina, potrebbe scappare in Messico. Lo capisci? Cioè, quelle merdine me lascerebbero vince. E perché? Per lo stesso motivo per cui la gente fributa. E qual è? Perché vuole fa bella figura. Robert, un piccolo fiore incompreso. Lo trattano tutti coi guanti di velluto e lui vorrebbe solo sfondare capocce coi san pietrini proprio a mano. Piccolino lui. Che schifo che mi fanno. Lo so. Bevi. Ma sei 8 meno un quarto di mattina, roba. E bevi. Ma quello che stavi a tortura prima è un Lannister? Sì. Sono circondato da biondi, Ned. Io li odio gli slavati, Ned. Lianna, perché sei andata con quel biondo? La mia vita fa schifo. La sbornia triste. Oh, e ripiate, roba. Andiamo a vedere, dai. Il prossimo incontro del torneo del re primo cavaliere vede i protagonisti la montagna contro Ser Loras Tyrone Fist Tyrell, che regala una rosa a Sansa. Oh, una gioia per Sansa. Bravo Loras. L'incontro comincia e Sansa è preoccupatissima. Oh, ma che già ti sei scordata Joffrey? Oh, non lasciare che gli facciano del male, papino. Che cazzo devo fare io? Mo metto in mezzo la... Ma che dici, Sansa? Inquadrano i contendenti e Loras ha un ermo che pare un gomitolo. Dito corto in vena di scommettere e Renly gli sta. 100 dragoni d'oro sulla montagna. L'incontro comincia. Round 1. Fight. Loras win, flawless victory. Ho vinto, gne gne, piede l'under culo. No, quello sei te. Che stai
insinuando, Didoku? Che Rally e Loras giocano a Storms and Mountain? Va bene. Insinui così davanti a tutti? Non te regoli. La montagna 1.0, perché cambia attore una cifra di volte, è una personcina sportiva e non ce l'ha col cavallo, compagno di mille avventure. Anzi, lo consola. Ma sei una merda, sei. La psiche della montagna sta franando. La montagna frana. E attacca Loras. Così, perché ha sbroccato. Il mastino cercava solo una scusa per litigare col fratello. E se butta nella mischia. Maestà, li fermi. Dai, 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 che hai scoperto sul fianco. Dai, colpiscilo. Maestà, staccatevi la capoccia a vicenda, sì. Oh, re. Fermate questa follia. Che palle. Schivata su eghe del mastino. E tutto a posto. Lo lasciano andare alla montagna. Così. Attenta alla vita dell'erede Tyrell. Protettori del sud. Però, mandalo via, ma sti cassi. Ti devo la vita, Ser. Madonna, lo ammasso, madonna. Ah, sì, sì, l'ho fatto per te. Ti stavo salvando la vita. Catelyn in viaggio con Tyrion verso nord. Sì. Stiamo andando verso nord, no? Sì, sì. Dove stiamo a andare? A est. Tyrion prova subito a farsi qualche amico. Se mi liberate, mio padre vi ricompensa. Guardo verso Bron. Bron? Chi mi libera i soldi, Bron? Dove basta? Vabbè, dove sta mannà? Dammi sorella Lysarrin. Porca troia, ammazzatemi subito. What? Perché? Da quant'è che non vedi tu sorella? Scusami. Una cifra proprio. Ah, ok, perché è un attimo cambiata. Cioè, è diventata una matta. Aspetta gatta, aspetta gat. Fammi capire. Il tuo piano è stato rapirmi basandoti su una daga. Che chi è il coglione che dà la sua daga a un sicario? Oh, l'ha detto. Lo zittisco? Ma che cazzo vuoi, serpanzé? La verità fa male? Ma stai muto, panzé, stai muto. Insomma, mi hai rapito con queste grandi prove per portarmi dall'Aisarrin. Esatto. No, ma sei forte, eh? C'hanno ragione chi dice che sei forte. Namo Dalis, nam. E invece no, vengono attaccati da dei barboni. Sbucati, non mi chiedete da dove. Tyrion chiede a Kat di slegarlo perché non vorrebbe morire. No! E dai, se crema è un po' un problema, che dici? E lo slega. Oh, brava Kat. Quando c'è da dire bravo, io glielo dico. Non è che la odio a prescindere. Cerco di essere obiettivo. Se tu fai una scelta del cazzo, è una scelta del cazzo. Quando uno fa una cosa buona, è una cosa buona. Porca miseria. E infatti guarda il karma, Tyrion gli salva le chiappine ammazzando una scudata. Madonna mia, che brutto. Madonna, che brutto morì così. Tyrion, ma sei un bastardo freddo senza cuore, fratello. È la tua prima kill? Sì. Bravo. First blood. Per levarsi la puzza di morte, niente di meglio di una donna. Citta fiero l'occhio. Le città romanzo criminale dentro sta serie. Se lei ci sta, io ci sto. A Winterfell Tyrion tira con l'arco. E Bran rosica. No, cioè, studia. Questi chi so? I Greyjoy. Temma? Polipetto. Motto? Noi non inseminiamo. Perché non inseminiamo? Aspetta la terza stagione, Tyrion. Ne lo capisci. Questi chi so? I Baratheon. Stemma? Bambi. Motto? Fanculo i cinghiali. Questi chi so invece? I Lannister. Stemma? Felino grosso. Motto? No, Maria, io incesto. No, quello lo usano, ma non è quello ufficiale. Quello scritto in Braille. No, quelli sono i Martell. Rapisco tua figlia, ammazzo famiglia. No, quelli sono i Clegane. C'hai more cash? Bravo. Tyrion, ora che può, semina. E rivediamo Ross, che in quattro puntate è andata con Tyrion e quasi con Jon. Gran lavoratrice, starcanovista. Ma in tutta Winterfell lavora solo lei. È tipo buffetta, una sola. Va bene, finisce di lavorare e sbam, Tyrion parte subito che gelosie. Le gelosie con una zoccola. Va bene, parlano del folletto. Tyrion, ma almeno rimette delle mutande prima di ripartire con i complessi mentali. Com'è un nano a letto? Io so meglio, vero? Vero? Ti è piaciuto? Oh, elevate! Come ti permetti? Io sono un polipetto! Nemmeno i Lannister ci guardano male! E gli Stark? Io sono il protetto di Lord Stark dalla tenera età di 8 anni. Aspetta, sei il protetto? Sì. Quindi lui è il tuo protettore? Sì. Ma sei una puttana! Come me! Ad approdo del re, Arya insegue i gatti. Per davvero. Cioè, le violenze ai gatti. Molesta i felini. Il gatto va da 0 a 48 km orari in 0,03 secondi. E lei gli va presso uguale. Ma dove vai? Ma non lo prenderai mai, ma lascia verde. Non lo prendi se non so le fa prendere. E dai che me lo spaventi, pura stellina. Varys va a parlare con Ned. Come sta tu, figlio? Sono molto preoccupato. Non sta così bene. Ok, convenevoli sì, siamo detti. Senti qua. Il re è scemo. Sei il secondo che me lo dice, lo sai? Io te voglio dare una mano, perché sei bravo. E non c'è sta tanta gente brava. E ti dico che a uccidere Jon Arryn sono state le lacrime di Lys. Ma allora trovamola sta Lys e fammola smettere piagne.
No, è un veleno velenosissimo che non lascia tracce. Il veleno molto comodo di ogni serie TV che sembra acqua, non lascia tracce, tutte ste cazzate. E chi è stato a dargliele ste lacrime dell'Iss? Serio? Fatti queste domande. Chi ha avuto di recente una promozione? E un'eredità? E veniva dalla stessa terra di John Arryn? Una persona di cui John Arryn si fidava! Andiamoci a parlare! Oh mannaggia, è morto! Seriug! Sei molto perspicace. Sei degno di essere primo cavaliere. E chi l'ha pagato? Chi ha i soldi? Chi è senza scrupoli? E paga sempre i suoi debiti se cominci a fare domande? Mistero, cazzo, eh? Non lo sapremo mai, perché ce lo stacco su Aria, che insegue ancora sto gatto e basta! Chiamate la PETA, il WWF, striscia la notizia, qualcuno! Per inseguì sto gatto, pretesto di trama vero, Aria arriva nei sotterranei, dove sono conservate le teste di drago, quelle di cui parlava Viserys un po' di puntate fa. E guarda caso, passano pure Varys con il lirio. Guarda caso, ma porca miseria! Che fanno pissi pissi segrette segrette, intrigue intrigue. Scusa una cosa però, ma com'è il lirio? Ma perché il lirio e Varys parlottano? Ma che Varys è pro Targaryen? O il lirio è contro Targaryen? Ma allora perché il lirio gli ha legato i milioni in uova a Daenerys? Vabbè, il felino grosso e il metacane si azzanneranno alla gola. Aria sente tutto da dentro una capoccia di drago Dolby Surround e tenta di fuggire, ma la porta è chiusa. Allora tenta un'altra strada, ma puoi passare attraverso le sbarre benissimo. Sei secca secca, guarda le sbarre quanto sono larghe, ce ne passano due tete. Vabbè, Varys finisce di parlare con il lirio e raggiunge la sala del trono del Muori, dove trova Dito Corto. Attenzione ragazzi, due capospia massimi a confronto. In due sanno i cazzi del 98,8% del regno. Le battaglie mentali, quelle vere signori, quelle vere, quelle belle. Quelle alla Kira L. Io so i segreti, pure io. E i miei segreti sono più segreti dei tuoi, fidate. Ma tu pensi che siano più segreti? Ma il fatto che tu me lo dica mi induce a pensare che questi segreti non sono così segreti. Ma io l'ho detto apposta, in modo che tu possa pensare, che io possa pensare che i miei segreti non siano così segreti, quando in realtà sono molto più segreti dei tuoi. Tutte cassate, i miei segreti sono meglio. Gne gne, specchio riflessos. Siamo amici, vero Lord Varys? Amici come tu e il lirio, vero Lord Varys? Varys è il tuo vero nome? Lo dovrei scrivere su un quadernino per non scordarlo. Ush, che sto da fa? Rell interrompe le schermaglie verbali e via di nuovo da Aria, che è sbucata fuori da quello che possiamo definire lo scarico delle fogne 200 avanti roll, e torna ad Approdo del Re. Sozza che manco i metacani e le guardie, giustamente, non la fanno passare. Vattene, ragazzino. Ragazzina, non mi fa perdere tempo, ragazzino, forza. Ragazzina, e devo andare dal mio papino che abita lì. Oh, va una sberla sull'orecchio per sentir meglio? Dai, elevati. Oh, amoraccio! Ringrazia Roll che c'hai un lavoro statale come guardia cittadina! Io sono la figlia del primo cavaliere, figlia femmina! Una lacrimina, una parolina e finisce a sorvegliare la crescita dell'erba pallida adesso, se te dice bene! Hai capito o vuoi una sberla sull'orecchio per capir meglio? Ma che cazzo fa me frebudia, ragazzino? Ned era preoccupato e aveva sguinzagliato le guardie, come quando era sparita al pezzo con Joffrey e Nymeria. Sono un Ned semplice. Mi fia sparisce da 5 minuti, sguinzaglio le guardie. Papà, papà, qualcuno te vuole far secco! C'era uno grasso! Ecco, la ricomincia. Ma che vuol dire? Ha detto uno grasso, mica un drago! E ricominciano i cliché! Sì, ma devi credere, dicevano di farte secco! Aria, Aria, quanti anni hai, Aria? 8. O 10, dipende se guardi la serie o i libri. E allora, ma non lo sai da sola, ma non lo capisci? Quelli sotto i 18 anni, in tutte le serie TV e film, non vengono creduti. Fine, inutile che chiacchieri. Ma dicevano che il felino grosso e il metacane si sarebbero gonfiati de botte! E qualcosa sugli immitrachi immigrati, non ho capito.
Forse i glitch e sta botta non ci sono. Forse gli crede. E tu l'hai sentito? Vicino alle capocce de drago. Ma che cazzo ci facevi vicino alle capocce de drago? Inseguivo un gatto! Vengono interrotti da Yorem, il guardiano metronotte che era partito, ti ricordi? Ed è arrivato ad approdo del re. Ciao, bello ragazzino! Sono una pampina! Oscus. Cerco uomini per la barriera. Uomini forti, onorevoli, valorosi, difensori del regno. Vai nei segreti e raccatta qualche disperato. Grazie, primo cavaliere. Grazie. Cioè, lo capisci? Che onore, Ned! Bravo, che ci hai mandato John! Lo sai benissimo pure te! Lo mandi nelle segrete! Vergognati! Padre, modello, arrivederci. Aspetta, te devo parlare. E parla. In PVT, porta mio figlio nelle stanze. Papà, mi figlia! Aria è preoccupata per la sorte del padre. Tu non permetterai a nessuno di ucciderlo, vero? Me potessero cercare se succede, piccola lady. Insomma, che vuoi? Tu moglie ha fatto la cazzata. Ha rapito il folletto. Ehi, ma che è? Un super cattivo. La Marvel. Ti ho catturato, folletto. Salutami Goblin e Misterio e Carnage. Ma te, gli avevo detto di sta ferma. Gliel'avevo pure detto. Catelyn intanto è arrivata nella terra degli Arryn e viene intercettata dai cavalieri della valle. Buongiorno, che ce fai, Cornano? È mio prigioniero. Dobbiamo andare a Nido d'Aquila. A me non mi pare proprio incatenato. Oh, e basta, ma che pure te? C'ho avuto una giornata de merda. Mo me devo mettere a discutere pure coi poracci? Coi cavalierini così? Ma che coglienza de merda è? Sono la sorella del boss. Dove sta la figlia bastarda de Robert che mi porta col mulo? Eh? Ah, sono nei libri. Ok, scusa, niente. Torniamo da Ned, che viene convocato dal concilio ristretto. Mi moglie non ha fatto niente in equivoco, un misunderstanding. Riguarda Daenerys Targaryen. Ah, ok. The war is pregnant. The war is pregnant. È incinta, a zoccola è incinta. È una tredicenne, non la chiama zoccola. Ma comunque, quindi, bisogna farla secca. Cioè, tu usci da una ragazzina. È Targaryen, i Targaryen devono morire tutti. Tutti. Ho fatto bene a non dite niente. Tacci tu animale, Lianna, mo come te capisco. Che sta di? Che non voglio sapere un cazzo. Io i bambini non li uccido. Vergogna, piccoli angeli. Ma poi che ne sai che è incinta? Ma che te fidi di Varys? Ned è in piena sindrome, salvare donne incinte con annessi bastardi. Lui c'ha sta malattia, se vede un bastardo lo deve salvare. Varys lo guarda un po' così. Ned, se vogliamo chiacchierare, chiacchieriamo. Ma non la butta anche a ciara. Se vogliamo parlare dei fatti, la madre delle viverne è incinta e stop. E chi te l'ha detto? Jorah Mormont, che lavora per me e sta a fare il doppio gioco. Ah, ecco perché era partito. Per avvertì Varys. Ah, bastardo. Ma che te fidi di Jorah? L'ho cacciato io. Ned, e basta? Parla dei fatti, è incinta. Fine, mi sta a fare i discorsi da freebooter. Ma che ne sai, ma che ne sai. È così, fine. E va bene, città. Ma tanto non arriveranno mai qua attraverso il mare. Ecco, guarda come cambia versione, Ned. Eh? Quando vuoi ci provi? Cioè, secondo te non dobbiamo fare niente. Aspettiamo. Però quando ci stanno per tagliare la capoccia, dopo aver conquistato tutto, aspettiamo. Ditegli qualcosa pure voi. So cose brutte, ma tocca falle per un bene superiore. Se no ci sarà la guerra. E quanta gente creperebbe con la guerra? Non è meglio se callei e stop? Non ci piace manco a noi, eh? Ma bisogna farlo. Guarda, se mo dite così. Quando stai a letto con cesso... Ma te stai zitto, ce l'avamo quasi fatta. Devi chiudere l'occhio e pensare a Catelyn. Cosa? A Sansa. Cosa? A Meghan della cassata Fox. A Meghan Fox. Un bel respiro e via, devi fare il lavoro tuo. Ti ho seguito in guerra, t'ho dato una mano e non t'ho mai rinfacciato niente. Però mo sì, t'ho rinfaccio. Deve morire. E dai, non lo fa. Deve morire. Fichettina, che tremi davanti a un bambino ancora non nato? Non la butta su orgoglio, ci provano un attacco. Deve morire. Non avrò parte in questo. Sei il primo cavaliere. O fai così o troverò qualcun altro al lavoro a tempo indeterminato. E sti cazzi! Ma che minaccia è? Io manco ci volevo venire a stronzo, l'ho fatto per te! Ciao coso! Gli butta la spilla e via! Tag life, tag meta life! Robert la prende bene, da signore sovrano reggente. A pezzo de merda, traditore, stronzo, alesbica! Avrò la tua testa su una picca! Pezzo di merda, io vengo da Fiano Romano! No, ok, mi calmo, calmo. Capito? Perché sto stronzo! Il re solo arrabbiato, non lo farebbe mai. È il suo migliorissimo amicissimo. Però Joffrey ha sentito.
Ned fa le valigie. Bravo Ned. Voglio le mie figlie con me. Bravissimo Ned. Torniamo a nord e vaffanculo tutto. Genio Ned. Lord Baelish ti vuole parlare. Fallo entrare. No Ned, no. Che sta fa? Parto. Me do. Ciao, auf Wiedersehen. Bye bye. Fatemi sapere come va qua donna lucertolina. Ciao. Ah vabbè. Se solo avessi un'oretta in più, mannaggia. Avevo altri indizi su Arryn. Ma ok, ti capisco. Ho trovato l'ultima persona con cui John Arryn aveva parlato, eh. Però vabbè, se devi andare. Vabbè, ciao. Prova a fare ste manipolazioncine de merda da seconda alimentare. Ma tu pensi veramente che sia scemo, Ned? Baelish, aspetta un attimo! Ned! Che è arrivata a Nido L'Aquila e conosciamo Lys Arryn. O Lys Arryn. Sua sorella e il figlio... Il figlio... Ognuno ha le sue abitudini e tradizioni. Ma perché hai portato il nano qua? Ma che sei matta? Io sono matta. Ma comunque, ma perché tu mi hai scritto la lettera dei Lannister di stare attenta? Ma che ti ho detto di rapire il nano? Che tra i Lannister è l'unico che quasi si salva. Ma hanno attentato alla vita dei miei... No, no, aspetta un attimo. Ma nessuno dice un cazzo. Perdemo 5 minuti su sta cosa. Quella sta allattando il figlio decenne. Ha sbroccato completamente. Mi sorella è una scema mammina pancina. Calla. Perché? Perché? Ma voi non dite un cazzo. Non vedo il problema. Magari fossi io al posto di quel ragazzino. Lei è la Lady Massima, quindi stiamo zitti. Sorvoliamo. Ha capito? Perché gli Arryn è il simbolo uccello. Sorvoliamo. Comunque, è quello l'uomo cattivo? Sì, è basso. Che strano che è. So io quello strano, ok. Ha cercato di fare secco Bran e ha fatto secco il tuo papino. Sì, vabbè, mo' ho ammazzato pure John Arryn. Certo, accollatemi tutto. Il capro espiatorio, il nano espiatorio. Dai, Bran, colpa mia. John Arryn, colpa mia. Colpa mia. L'attacco alle torri gemelle Frey, colpa mia. Chiamatemi Tyr Laden. Ho copiato pure tutti i meme. Colpa mia. Piove? Tyrion ladro. Vada come parli, giovinotto. Lannister da giardino. Perché non gnomo? Voglio vederlo volare dalla porta di Sailor Moon. La porta di Sailor Moon, che cazzo è? Della luna. Porta della luna, vieni a me. No, fermi un po'. Questo è il mio prigioniero. Ah, te stai a rendere conto che hai fatto la cazzata, Catelyn? Te stai a rendere conto? Rapisci i nani, porti dei matti fracichi. Mo se muore Tyrion, la guerra vera. Voglio che tu ne sia consapevole. E vai addi ai Lannister. No, avete torto, vai addi. Fate riposare il Lord Tyrion che è stanco, poverino. Oh, l'hai capita che sono un Lannister. Bravo. Affidatelo a Mord. Ah, mi date pure un metro? Gli appartamenti di Tyrion consistono in una cella inclinata verso uno strapiombo. Cioè, guarda se Tyrion casca di sotto. La guerra totale, se Tyrion casca parte la guerra subito. Però ste celle sono idea spettacolare. Dormi? Dai, se dormi rotoli di sotto. Le paranoie vere, diventi pazzo prima di morire. Bellissime, bre. Che poi è troppo swag. Voglio andarmene. E esci? Torniamo ad Approdo del Re, dove Renly si fa depilare da Loras, l'erede Tyrell. Cosa? Mi preferisci così? Cosa? Ma che loro sono? Retrocompatibili? No, no, come si dice? Omorettali? No, no, aspetta. Gay? Sì, e vabbè, più donne per noi. Non me taglia, eh? Se ami i glabri, trovati un bimbetto. So gay, mica prete. Basta con sti stereotipi. Amore, almeno tra di noi. Mio fratello dice che chi non ha mai combattuto è una fichettina. Vero. Hai appena detto basta agli stereotipi. Sì, però questo è vero. Non puoi svenire se vedi un po' di sangue. Stiamo nel medioevo. Qua condannano a morte pure se starnutisci su un marchese per sbaglio. Vabbè, ma tu parli così perché sei forte con la spada. Che ci vuole? Fossi in te pure io. Fai like. Ma che cazzo vuol dire? Sono forte perché mi sono allenato da quando ero arto così. E faccio i meme originali, non copiati da Game of Lauks. No, no, tu sei forte. Anche se mi allenassi, io sono a pip. Oh, e te sta con là, eh? Con atteggiamento te credo. Qua stiamo a cercare di sdoganare i gay, eh? Per favore, non fa la fighettina. Sì, ma io non c'ho la violence come Robert. Magari avesse quell'entusiasmo per costersi. Poi può di tutto quello che vuoi, Lannister, tranne che c'ha nel cash. Ma pure io c'ho l'or cash. Ma che stai con me per i soldi? No. Fossi un money grabber, andrei con uno dei Lannister allora, no? Non c'hai i soldi del Lannister. Sì, ma comunque posso comprare la casata tua 4 volte, rimangono pure i soldi per i Greyjoy. Già che sto a fare shopping. E mo te saccagno perché mi ha fatto rosicà. No, oh, guarda il sangue e ricorda ste parole. Non bisogna essere per forza donne per essere fighettine. E non bisogna essere per forza uomini per avere le palle.
Tu ora sta a fa, fighettina. Oddio, il sangue! Oddio! Oh, ma se vuoi diventare re, devi vederlo un po' di sangue. Re, ma che cazzo vuoi diventare re? Tu! Te lo dico io. Ma che state a fa? State a cospirare? Pure voi? Ma cospirano proprio tutti in sta serie? Attenzione, Loras fa la prima donna. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. Una grande Loras. E Loras ci sta spesso dietro Nelly. Vabbè, scusa. Robert è scemo. Tannis è triste. Tu sei fico. Ma toglie sta fallaggio del cervello. È colpa di Loras. Mica me lo ricordavo se Nelly fa il bordello. Guardalo, è ipnotizzato. Ripeti con me. Robert è scemo. Tannis è triste. Tu sei fico. Robert è scemo. Tannis è triste. Io so fico. E poi l'amore. Per rafforzare il concetto, il re e la regina parlano. Evento raro. Famiglia tradizionale. De solito si evitano il più possibile. E Cersei? Senti come esordisce. Mi disp che il matrimonio con Ned non abbia funzionato. Boh. Ma io che ci sto a fa? A far riassunto accuratissimo. Basta Cersei. Distrutto Robert. Niente, ti male il matrimonio, tacci tua. Eh? Niente. Ma ne è valsa la pena perderlo così? Chiede Cersei, anche se è felicissima che Ned sia arrivato dal cazzo. Ma che ne so. So solo che se gli imitraghi sbarcano sulle nostre coste, prima ci ruberanno il rame, poi ci ruberanno il lavoro e poi le terre. Ma tanto non navigano. Aridaglie, sta scusa del non navigano io non la capisco. Cioè, che cazzo ce l'ha a comprare delle barche? Cioè, ok, non l'hanno mai fatto, ma fossi in voi starei attento uguale. E infatti Robert ci dimostra che beve e va a puttane, tutto quello che te pare. Ma ha vinto la guerra per un motivo, perché lui ci pensa a ste cose. Metti caso quelli arrivano, noi ci nasconderemo dietro i castelli. Chi se ne frega, stiamo a posto. Ma allora andranno in giro a far casino per i villaggi. Diventerà una guerra tra poveri, dove i cittadini e gli immitrachi si divideranno i pochi soldi che girano, perché noi se li teniamo tutti. Ah no, scusa, questa è l'Italia. Vandranno in giro a saccheggiare, ad uccidere. E tu a quel punto pensi che i cittadini continueranno a pagare le tasse? E a volerci bene? Io non credo. E vabbè, ma il mondo è pieno di poveri, sti cazzi. Indovinello, è più grande 5 o 1? Ma che scemo, è diventato scemo questo. 5, ovvio. La cirrosi gli sta a mangiare pure il cervello. Bevi il vino. 5, 1. Ormai il paese è in mano ai corrotti, evasori fiscali, che vogliono la barca sempre più grande, la casa sempre più grande, la minorenne sempre più piccola. Ah no, scusa, questa è sempre l'Italia! Pieno dei vecchi, de merda. Ma quale miracolo tiene insieme sta baracca? Il nostro matrimonio. Genio! E poi Cersei a tradimento sa. Com'era Lianna? Cosa? What? Perché? Perché me lo chiedi? Non me l'hai mai chiesto. Ma così. Mo vai a caccia, chissà quando se rivedemo. Lo sai com'era lei? Lei era... Era... E poi c'aveva qua... Ma la cosa più bella, lo sai, era... E come non menzionare poi il fatto che... Per non parlare di... Ecco. Cioè, manco da ricordi, ve? No, però l'amavo tantissimo, era la cosa che volevo più in vita mia, fidate! Cioè, tu hai rovinato sto matrimonio dove io all'inizio te volevo bene? Lo so. Ah, lo sai pure, bastardo? Per una che manco te ricordi. Che magari ci stavi una settimana o un mese, te rompevi i coglioni e te ne annavi, ci ha mai pensato? L'hai idealizzata come gli undicenni! Io l'ho vista poi nella stagione 7, manco sto granché, è un chihuahua, è un barboncino nero, so meglio io! Ci hai parlato 4 volte, per sbaglio manco te la ricordi, ma vaffanculo, psicopatico! No, no, è amore! È amore! E se Rhaegar avesse rapito il vino... Cersei, ci stanno cose che si dicono e che non si dicono. Non dirlo neanche per scherzo. Amavi Lianna più del vino? Non ho detto questo! Ma io ho mai avuto possibilità di fatte scordare co spazzacamino. No! Ma va a caccia, va. Io vado da mio fratello, che cazzo me ne frega. Guarda te chi sei e guarda me. Guarda te, suppli umano, e guarda me. Ma vaffanculo, va, sto pure a perdere tempo. Ned va in un bordello. Ma che hai capito? Va a conoscere un altro figlio bastardo di Ned. Una figlia, una piccola pampina, che carina. Avuta da una putta. Da un'imprenditrice di se stessa. Ned è così. Warden of the Bastards. Se c'è un bastardo, lui si triggera. La bagascina dice di non volere niente. Ma come, signorina? Lei ha svoltato. È la figlia del re. Manco due sordi, può uscire da sta vita dei stenti. No, vabbè. Senti, ma che voleva John Arryn da te? Voleva vedere come stava la bambina. Questa bambina con gli occhi scuri e i capelli neri. Come tutti i ragazzini bastardi del re. Vedi, io sono bionda, ma la ragazzina è nera, come Gendry. Perché? Ha dei figli che non sono scuri? Strano. Dito corto? Dimmi. Che ci faceva qui John Arryn? Ma non lo so, stava a far giro di tutti i bastardi di Robert. E quanti ne ha? C'è qualcosa che non va. Jory, andiamo. Jory.
Giori e dai! Rivorioscus! Ned esce dal bordello e viene circondato da guardie Lannister con Jaime a capo. Che cazzo succede? Ciao Lord, da qualche posto sperduto ora che non mi ricordo. Che significa tutto questo? Torna dentro a scemo. Corro. Io cerco il mio fratellino, c'ha presente? Quello piccolino ma grande così se si tratta di rompe le palle. Però come fai a non volergli bene? Come fai a non voler bene a Tyrion? Lo sta. Non minacciare il mio signore. Nah, ma io mica lo sto minacciando sto vecchietto. Mi basta aspettare e morirà di stenti da solo sto fossile. Tyrion è stato preso per mio ordine. Ordine. Mi tocca coprirmi moglie, porca troia. Io gli avevo detto, io che cazzo fai, cazzo. E se mi ammazzi per la proprietà Transiti Stark, morirà pure lui. Noi a morire male. Siamo i numeri uno. C'ha ragione pure te. Idea, ti catturo e ammazzo tutti gli altri, eh? Il combattimento inizia. Ma Jory ha un problema. Ho una cosa nell'occhio che fastidio. Oh, ci penso io, te l'avevo promesso. No, poverino! Jaime cattivo! Cattivo Jaime! Super sfida col boss finale, attenzione! Incontro incredibile, uno dei migliori di tutta la serie. Jaime Ned! Sono pari, l'esito è incerto. Sono due grandi combattenti. Sono contento di aver trovato i posti per Pietro, che figata! Tac! Una guardia fa l'attacco da infame Fairbutter da dietro. Buh, arbitro venduto, rivoglio i soldi, rivoglio. Jaime è stronzo, ma non stronzo in quella maniera d'anfami, a latito corto. E ste cose non gli piacciono, e la prende a male. E quindi rimonta a cavallo, non infierisce. Bravo Jaime, credo di aver fatto capire il mio punto di vista. Adesso libera mio fratello, che te l'ho chiesto gentilmente. Non mi fa tornare a chiedetelo in modo un pochino più duro. Che non mi piace essere cattivo. Ciao. Certo, ma hai ammazzato tutte le guardie. Mi hanno infilato un palo su una gamba. Libererò tuo fratello, fidati. Ma scusa, ma non mi dovevi rapì. Ma guarda che crepo dissanguato, eh. Sopravviverà? E chi lo sa? Fine. Sì, sì, sopravvive. Stai a vedere il bordello vero? Sta crollando tutto. Tyrion doveva rimanere dove stava.